Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Medievals, l'ascesa di Rusty Still Knee, un gioco sviluppato da un one man band, Raffaele Two Fingers Bonfanti, che mi aveva contattato a novembre, ma io mi ero proprio perso la mail e niente, sono riuscito comunque a ricontattarlo e poter provare questo titolo. Lo trovo assolutamente ben fatto perché riprende tutta quella che era il sarcasmo, l'ironia dei giochi degli anni 90, Monkey Island su tutti. Non ne vedremo tantissimo perché non voglio privarvi del gusto di giocarvelo tutto. Il gioco è uscito ufficialmente a dicembre 2023, costa 11,79€, meno di 12 euro, prezzo onestissimo. Il gioco è doppiato molto bene in inglese, ovviamente in italiano, come sottotitoli. È un Monkey Island alla fine, ma in 3D. Lo vediamo insieme, vediamo l'inizio, perché secondo me è veramente irresistibile come humor, come atmosfera. Il doppiaggio in inglese, come vi ho detto ben fatto, è stato curato da un publisher. Perché poi qua mi esce anche lo scudo quando vediamo se è possibile andare avanti, no? Ah, posso cliccare. Beh, comunque c'è più di una persona dietro. Ah, posso cliccare e vanno via. Ok, ok, posso interagire con l'ambiente durante questa presentazione iniziale. Rusty Still Knee e Guybrush Threepwood, insomma. Perché poi, se non ricordo male, il nostro nome viene anche qui storpiato, quindi sarà molto molto interessante. Eccoci qua. No, non siamo noi. Un po' bellino l'intro così. Ok, siamo a Yohole Cemetery. E vediamo. Eccoci qua. Era una cupa e grigia notte perenne nel regno di Manzasun. Da diverso tempo ormai i raggi del sole non potevano filtrare tra le nuvole maledette del reame. Sembra una voce un po' tipo alla The Cave o a Trine. Pochi sapevano cosa fosse realmente successo. Ma le cose stavano per cambiare. Era appena giunto nel regno un eroe che avrebbe mutato l'inesorabile scorrere degli eventi. Cioè noi? Tempo per le presentazioni finito. Diamoci da fare, cerchiamo questa reliquia d'oro. Il nostro impaziente paladino, un astuto cavaliere dall'animo lunatico chiamato Rusty Still Knee, era appena giunto nel regno di Manzasun, dove era custodita, appunto, una preziosa reliquia d'oro. Il suo fiuto da cacciatore di reliquie e una serie di fortunate coincidenze l'avevano condotto in questo luogo, senza la minima idea di cosa lo attendesse. Va bene. Mi aspetto di diventare ricco, cos'altro? Come narrato sulla pergamena del Sommo Porno, la reliquia d'oro è la fonte di un enorme potere. Sì, vi voglio giusto far vedere su che andazzo siamo, giusto per farvi capire se il gioco può piacervi o meno, ma se avete amato i Monkey Island potrebbe essere il vostro gioco. I segreti che avevano saputo del mito erano stati lungo tramandati da soldi, money, pecunia, quattrini, verdoni, gruzzi, dobloni. Sì, valeva molto. Oh, perfetto, allora sarà mia.
Muovendo il cursore del mouse in cima allo schermo, Rusty apre il contenuto della sua possente cintura capacitiva. Esaminò i tre gruzzi di dobloni cliccando col tasto destro su di essi. Ok, quindi è un tutorial. Ok, eccolo qua. Menu zampa di drago, clicco col destro. Non esco mai di casa senza soldi. Quanti soldi che aveva con sé Rusty? Per usarli con l'ambiente circostante o con un altro oggetto nell'inventario gli sarebbe bastato cliccare una volta con il tasto sinistro per trascinarlo. Ah, ok. A un tratto Rusty decise di esprimere un desiderio e usò i dobloni sul pozzo. Cliccò su di essi col tasto sinistro e li trascinò sul pozzo. Ok. Solo uno però, li ho guadagnati con fatica e sudore. Non mi va di buttarli solo perché me lo dice una vocina fuori campo. Perfetto, funzionava. A Rusty venne il desiderio di interagire anche con l'ambiente circostante per vedere cosa ci fosse intorno a lui. Solo alcuni oggetti venivano evidenziati al passaggio del mouse. Una volta che Rusty trovava qualcosa di interessante, premendo con il tasto sinistro sull'oggetto apparivano le azioni che poteva effettuare. Molto interessante. Va bene. L'occhio per guardare, la mano per usare o raccogliere, la nuvoletta per parlare, il piede per camminare. Piuttosto intuitive. Rusty fece una prova per vedere cosa fosse in grado di fare, così decise di selezionare il pozzo e di scegliere l'azione assegnata alla mano, cioè usare o raccogliere. Sì, lo faremo. Dato che non avrebbe potuto prendere il pozzo, Rusty vi si buttò dentro. Ah, ok, la mano. Ecco, lo sapevo, la vocina dice di buttarsi nel pozzo e tu cosa fai? Ti butti nel pozzo? Ma stavolta non ci sto, prendo il pozzo. Fatto, è un po' pesante ma ne va alla fine. Si rese conto che quello che aveva fatto era illogico e decise di sua spontanea volontà di ridare un po' di normalità alla storia. Ok, forse hai ragione tu, stavolta ho esagerato, lo rimetto a posto, però non chiedermi più di buttarmi nel pozzo. Ok, è insavito ormai padrone delle sue azioni, Rusty cercò di capire in che zona del regno di Manzazon fosse capitato, così puntò il mouse verso il cartello dondolante e guardò la scritta. Va bene, adesso vediamo qua, guarda, e lui arriva. È il cartello con... Era il cartello con il nome del cimitero, Yo-Ole Cemetery. Che tradotto nella lingua... non ho letto. Tra l'altro, cadendo il cartello, si è impiantato nel terreno della palude qui sotto e ha sfiorato la testa del mio cavallo, Spoffy, che ho parcheggiato proprio lì. Bene. Oh no, dei troll verdi si stanno avvicinando a Spoffy. Spoffy, scappa! Troppo tardi, quegli schifosi troll sono già addosso al mio povero Spoffy. Cannibali! Un attimo. Non sono interessato alle sue carni, ma la roba che ho lasciato in sella. No! La spada regalatami dal mio amico è tu, andata. Lo scudo della nonna, fregato. I calzini in tela metallica con scritti i giorni della settimana, svaniti. I miei mutandoni di ghisa saldati a mano, strano, quelli me li hanno lasciati. Maledetti, forse sarebbe stato meglio se avessero mangiato Spoffy. Chi lo dice adesso alla nonna che mi hanno rubato lo scudo? L'avventura era cominciata con qualche grattacapo, ma Rusty era pronto a superare qualsiasi ostacolo si fosse presentato sul suo cammino. D'altronde non capita mai di trovare le chiavi della porta da aprire sotto lo zerbino della porta stessa. Che divertimento ci sarebbe. Nota, è doppiato molto bene. Vabbè, intanto adesso dovremmo iniziare, credo. Abbiamo il diario. Formazioni di base, cerchiamo qualcuno che mi possa indirizzare verso la reliquia d'oro che sto cercando. Non so dirvi, poi magari lo sviluppatore interverrà nel video, quanto sia lungo il gioco. Anyway, cominciamo a muoverci adesso. Vedete che cliccando ci muoviamo e siamo nel cimitero. Ok, c'è un tizio con cui possiamo parlare, il guardiano. Quindi cliccandoci sopra posso dargli un'occhiata. E l'uomo guarda il cimitero, almeno credo. Va bene, ci parliamo. Ciao, sono Rusty Stirney, un impavido cavaliere,
e sto cercando la reliquia d'oro della regina di Manzasan. E diglielo subito così. Va bene, per un attimo ho pensato che tu fossi uno di quei maledetti troll verdi che vengono ad appestarci con la loro tremenda puzza. Ci sono serate in cui il vento tira verso sud e non si riesce a respirare. Temo che i troll abbiano trovato da divertirsi altrove. Ma come mai sei girato verso ovest? Ah, non sei quello secco con l'armatura di legno? No, sono quello del palo della lampada. Io sono quello dietro di te con la lucente armatura. Scusa, ma mia moglie mi ha regalato questo nuovo elmo e non ci passano gli occhiali. Comunque, piacere di conoscerti. Snake Tree, io sono Macho Tato, il guardiano del cimitero. Un guardiano orbo e sordo, non avrei mai avuto difficoltà a trovare questo lavoro. E comunque, sono Stigny, Rusty Stigny. Se il solo inizio del gioco sei già arrugginito e con una protesi al ginocchio? Ma questa non è esattamente la mia prima avventura. La storia comincia quando decisi di entrare in una cripta sotterranea dove... Aspetta un attimo, è mica una di quelle serie infinite con prequel, spin-off, sequel e una serie animata in produzione? Tra l'altro lo sviluppatore ha fatto anche il fumetto di questo gioco, mi ha detto. In effetti l'idea sarebbe quella, tra l'altro c'è già un mio fumetto che narra le mie impavide gesta e infatti lo dice. Taglia corto, impavido cavaliere, ho già una corda infinita di titoli in VR da smaltire. Scusate. Tempo fa è finita un po' d'acqua sul mio ginocchio e si è arrugginito. Capisco. Però la serie animata la voglio lo stesso. Ma dimmi, Smilkfree, cosa porta a te la tua lucente armatura da queste parti? Ma te l'ho appena detto. Ma cosa? Dicevo, sono qui perché sto cercando una reliquia d'oro, glielo dico. E devo vedere anche le altre risposte che mi sembrano molto simpatiche anche loro. Ma certo che la regina di Manzasan è la reliquia d'oro di cui parli, sicuramente la famosa lampada idolo TM. Sì, classico anche questo. È custodita all'interno del Tempio dell'Ascensione. Purtroppo in questo periodo il tempio non è accessibile, l'ascensore è rotto da tempo e non si sono ancora decisi a ripararlo. Capisco, ma non vedo il problema, ho scalato avversità molto più elevate di questa. Indicami subito la direzione del tempio e troverò una via per arrivarci. Va bene, il Tempio dell'Ascensione si trova... lì, in cima a quella parete rocciosa. Cosa? Quando parlavo di scalare avversità volevo fare solo una metafora. Te l'ho detto che non sarebbe stato facile. Comunque, in effetti, un modo ci sarebbe. Il vecchio guardiano, conosciuto da tutti come il vecchio guardiano, aveva gli attrezzi necessari per arrampicarsi fino al tempio. Con i suoi attrezzi da free climbing e tanta buona volontà potresti farcela. Benissimo, e dove posso trovare il vecchio guardiano? È morto schiantandosi nel tentativo di arrampicarsi verso il tempio. Ma snivini, sono tornati quei troll mollicci. Che odoraccio. No, devo proprio andare. Non erano i troll. Ciao ciao. Ok. Aspetta, Rudy. Forse quella potrebbe tornarti utile. Rusty, mi chiamo Rusty. Che cosa può tornarmi utile? Che cosa? Alta, dove hai preso quel foglietto? Beh, indosso solo gli slip, quindi l'ho tirato fuori da... va bene, non voglio saperlo. Di che cosa si tratta? Mi darà una missione? La lista. Qui sono indicate tutte le tombe del cimitero. Oggi avrei dovuto cespitarle e consegnarle al mio capo. Potremmo scambiarci favori. Tu fai il lavoro al posto mio e segni tutti i nomi corrispondenti. Io ti darò qualche informazione in più su come trovare la tomba del vecchio. Ok, abbiamo fatto. Scoiattolo. Hey, what was that? Allora, intanto, tomba...
Ma è la mia impressione che questa tomba sia abbassata quando ci sono salito sopra. Inoltre, sulla cassaforte qui davanti si è spostata la lanciata dell'indicatore di sinistra. Dalla 0 è passata sul 130. Ma certo, è una tomba bilancia. La mia armatura pesa 50 kg, il mio fisico muscoloso oltre 80, totale 130. Vediamo cosa riporta l'elogio funebre a proposito di questa. Perennemente attenta al suo peso, calcolava tutte le sere le calorie consumate durante la giornata per potersi poi concedere il lusso di mangiare una delle fantastiche coppe di gelato da 260 calorie preparate dal cuoco. C'è un'altra dicitura più sotto, ma è scritta talmente in piccolo che non distingo le I dalle O. D'accordo, ho segnato il primo nome sulla lista di Macho. Andiamo avanti, che ne mancano ancora un po'. Ok, abbiamo trovato questa. Vediamo la tomba doppia. Mac e Mike McCock, gemelli siamesi, condividevano la stessa gamba. Divennero famosi nelle saghe paesane per l'imbattibilità nella corsa coi piedi legati. Un giorno Mac morì e Mike, dopo esserselo trascinato dietro per 2 anni, decise di tagliare la gamba al gemello, stanco di quel fardello. Morì qualche minuto dopo, avendo colpito per sbaglio la sua arteria femorale. Poveretti, chissà che soddisfazione vincere tutte quelle gare. Quando le facevo con la nonna, arrivavo sempre agli ultimi per colpa dei suoi dolori all'anca. Le venivano fuori di trascinarmi quando mi accasciavo dopo i primi 2 metri. Bene, aggiungiamo un altro nome sulla lista. Cripta. Il coniglio. Infatti aveva detto rabbit, ma mi sembrava uno scoiattolo. Coniglietto, vieni fuori, non ti faccio niente. Tizio appeso testa in giù. È col carattere di Spider-Man. Donny, la mia donna domestica, ti ho visto che volevi rapirla. Rapirla? In realtà pensavo fosse un coniglio, sai com'è? È ora di cena. Assassino, volevi mangiarti, Donny? Ma no, prima di sapere che avesse un nome volevo mangiarla. Adesso vorrei solo accarezzarla teneramente. Comunque, piacere di conoscerti. Io sono Rusty Stilney, un temibile cavaliere. D'accordo, temibile cavaliere, non sono del tutto convinto, ma ti credo. Il fatto è che in questo periodo stanno misteriosamente scomparendo tutte le donne domestiche del regno. Mi chiamo Roy Spiderweb, imprenditore tessile del regno di Manzerson da diverse generazioni. Cosa ti porta qui? Sono alla ricerca di una preziosa... Diciamoglielo a tutti, no? La lampada idolo. Sì, la conosco, non sapevo fosse così preziosa. Pensavo che re... Prime II ci tenesse particolarmente perché è il regalo di nozze della povera regina Lady Rosemary. Non ti va sangue alla testa a stare appeso? Dove conserva la lampada? Se per caso è sepolto il vecchio guardiano, è una corda quella che ti sorregge? È la tela di nylon web, inventata e prodotta dalla mia famiglia da generazioni, piuttosto elastica e molto resistente, e si appiccica meglio della colla a qualunque oggetto. Ok, potrei convincere Roy a darmi la nylon web, riuscire a arrampicarmi facilmente senza nemmeno cercare la tomba del vecchio guardiano e i suoi attrezzi da free climbing. Mi presteresti una nylon web? Non presto le mie cose agli sconosciuti, ti conosco appena. Sai dove è sepolto il vecchio guardiano? La tomba del vecchio guardiano, non so di cosa tu stia parlando. Ma scusa, non hai detto di abitare qui da molto tempo, non conosci il vecchio guardiano del cimitero? Mi spiace, ma non so aiutarti. Se vuoi posso indicarti il luogo di sepoltura della mia vecchia donna, la donnetta. E la nonna di Donny, ok. Mi spiace, condoglianza per la sua nonna, comunque no, ti ringrazio. Dove conserva la lampada Prime II? Non è un segreto, la trovi girando subito a sinistra una volta entrato nel tempio. Tutto qui, se per lui è così preziosa, come mai la lascia in bella vista? Non ha paura che qualcuno gliela rubi? La lampada è protetta da un infernale meccanismo, non è possibile arrivare alla teca senza essere bruciato vivo, tagliato in due da un enorme ascia ed essere martoriato dalla pioggia di pietre e subire un'elettrocuzione da 1,21 gigawatt di potenza, come Ritorno al Futuro. 1,21 gigawatt! Accidenti, non ho ancora superato le prime difficoltà che già si preannunciano altre lunghe. Ok. Ora devo proprio andare, perché direi che è il caso di... Se mi cerchi sono qui sopra, ok. Quindi praticamente devo lasciare
ma dove è finito? Vabbè, è qui sopra dove? Non si sa. Comunque, figo, figo, assolutamente. La visuale, comunque, 3D che ruota in automatico in base a caution. Diamo un'occhiata al cartello. State alla larga, ma non, lavori di manutenzione, stiamo lavorando per voi. Non mi fido a passare, il cartello mette paura, c'è il disegno di un cavaliere che precipita nel vuoto. Bene. Ma qua è dove eravamo prima? Siamo tornati indietro. Mannaggia. Siamo andati di là, proviamo ad andare di qua. Ah, ci sono altre tombe. Non abbiamo visto molto, a dire la verità, però abbiamo la lista. Possiamo darci un'occhiata? Sì. Tombe enormi. Ah, sì, ce ne sono un po'. Ce ne sono un po' da identificare. Abbiamo album degli appunti. Scoprire. Qua ci dice cosa devo fare. Bello. Tasto H è per le mammolette. Ah, aspetta. Ma scusa, se io premo H. Ah, mi mostra ok, sì. Sono d'accordo. Sono d'accordo con lui. La zampa di drago cos'è? È il mio portafortuna di gomma. Ok. Ok, no, abbiamo ancora tutti i soldi. Elmo con antenna. Vediamo. Uno splendente elmo con due lunghe corna e una specie di antenna. Sembra abbandonato. Lo prendo. Non si muove. Qualcuno deve averlo incollato al muretto. E qui potrò usare oggetti per staccarlo, insomma, e fare altre cose. Qua si va ancora alla tomba storta. Rumi Kin Moonshine. Passava le sue giornate entrando e uscendo dalle locande. Diventavo ubriaco e ne uscivo ubriaco. Fu ricoverato diverse volte nel vicino Xeno d'Occhio a causa di vari coma etilici ai quali sopravvisse. Infatti l'ha messa a barcollante, l'ha messa di lato la tomba. Morì una sera in cui, stanco di girovagare per locali, decise di starsene semplicemente sdraiato nel suo letto. Una donna ubriaca entrò sbraitando e brandendo un'ascia e infilzandola tra le coperte sotto le quali si trovava Rumai, che non si accorse di nulla. Che destino infame, sopravvissuto come morto per essere riuscito a bere. Ci sono bottiglie vuote ai piedi della lapide, l'etichetta dice Whisk Krog. Che fatica c'è a scrivere tutti questi nomi, soprattutto che noia. Sono un cavaliere d'azione. Chi ha voglia di leggere tutte queste iscrizioni per trovare un vecchio guardiano? Il nostro paladino si sentiva frustrato dal compito intellettuale che lo attendeva. Leggere gli epitaffi di una dozzina di tombe non gli si addiceva. Così chiede l'aiuto della sua preziosa fonte di informazioni, la voce narrante. Con voce calma e narrante, gli disse che sapeva la risposta al suo quesito, ovvero dove era posizionata la tomba che stava cercando. Però lo mise di fronte a un bivio di moralità di non facile decisione. Se avesse scelto la strada semplice, la sua coscienza l'avrebbe etichettato come un imbroglione che preferiva le scorciatoie e le vere sfide. E questo mi piace molto. D'altra, avrebbe risparmiato tempo prezioso e concluso la sua missione. Non voglio l'aiuto di nessuno. Il coraggio va premiato, ho sbloccato l'achievement. Non sopporto i cheater. E non vorrei che me lo ricordasse nel corso di tutta l'avventura che sono un cheater, quindi evito. Magari più lentamente la soddisfazione sarebbe stata immensamente maggiore, quindi devo andare avanti a schedare le tombe. La voce vuole onorare la non facile scelta del coraggioso cavaliere, rivelandogli un aneddoto che avrebbe poi dovuto approfondire in seguito. Cioè? La tomba maledetta è stata occultata perché nasconde un pericolo talmente potente da essere in grado di spazzare via l'intero regno di Manzasan e i regni limitrofi, tanto per cominciare. Sì, vedrò di tapparmi il naso quando uscirò ad aprirla, non preoccuparti. Il tuo coraggio va premiato. Per questo motivo posso dirti che i portatorcia da queste parti vengono usati per fare addormentare i neonati. Sì. Sembra un suggerimento molto utile e vitale. Aspetta che lo memorizzo. Fatto. Vado, adesso devo trovare una tomba importante. Addio. È geniale, assolutamente geniale. Io non vado oltre perché comunque penso che di aver dato comunque un'idea di quello che è questo titolo. Veramente interessantissimo e riprende tutta quella, diciamo, ironia e sarcasmo di Monkey Island o giochi del genere, ma con
delle citazioni più varie. Infatti c'è stata la citazione a Spider-Man, c'è stata la citazione a Ritorno al Futuro. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Io ringrazio ancora lo sviluppatore per avermi mandato il titolo, gli auguro le migliori fortune nel suo gioco, gioco assolutamente da prezzo onestissimo per quello che ha da offrire, anzi è anche basso secondo me, anche per la qualità del doppiaggio in inglese. Fatemi sapere, alla prossima e ciao ciao.